tento una riflessione per provare a mettere a fuoco le ragioni del fatto che le medicine alternative stiano prendendo piede in maniera abbastanza importante rispetto alla medicina ufficiale, che invece viene spesso criticata, messa sotto processo. Perché questo fenomeno che fa scadere di fronte alla fiducia dei cittadini, la medicina ufficiale, rispetto alle aspettative che si creano nei confronti di una medicina alternativa che ha tante sfaccettature, medicina alternativa che ha tante tecniche, che ha tanti principi su cui si basa, ma sostanzialmente riconoscerei nella medicina alternativa un carattere che mette insieme tutti questi aspetti diversi. E un altro lo metterei come carattere che identifica invece la medicina tradizionale, la medicina ufficiale, diciamo così, la medicina che si comporta secondo il metodo scientifico. Una prima distinzione è appunto la questione del metodo, insomma, no? Uno utilizza un metodo scientifico legato alla sperimentazione, all'identificazione dei meccanismi d'azione, all'individuazione dei processi morbosi che ha un'evidenza poi clinica, quindi sperimentale, insomma, dimostrata in maniera scientifica, insomma, visibile spesso al microscopio e quando non visibile sotto il microscopio o in maniera, o l'esame anatomopatologico, insomma, dimostrabile comunque nelle sue tappe, riproducibile. Un'altra categoria, quella delle medicine alternative, invece non si basa sul metodo scientifico, ma si basa su principi, diciamo così, su principi che a volte vengono tirati fuori dal campo filosofico, da alcune credenze, dall'incarnazione di desideri, da principi stabiliti che non sono convalidati a livello sperimentale. Provo a partire definendo perché la medicina ufficiale è in crisi, secondo me, ed è in crisi per una questione anche di un diverso modo di affrontare, di un diverso approccio della realtà. Cioè, in tempi difficili, in tempi in cui la scienza in qualche modo, perlomeno le aspettative che la scienza aveva creato, scienza capace di risolvere tutti i problemi, ha mostrato dei fallimenti, insomma, no? Ha mostrato di non essere in grado di risolvere tutti i problemi dell'umanità e che anzi a volte, mentre cercava di risolverne alcuni, ne creava altri. Allora, c'è una crisi, diciamo così, un po' profonda, legata al fatto che molte aspettative che si erano create rispetto alla scienza sono state parzialmente deluse, ma deluse anche perché le aspettative erano eccessive o sono state lasciate credere come eccessive. Poi perché la scienza ufficiale, in qualche modo, quando lasciata nelle mani, diciamo, dei ricercatori e quindi poi nelle mani della tecnica e quindi finanziata, e quindi strumento anche questo del meccanismo del mercato, del meccanismo della finanza, in qualche modo, spesso antepone interessi di tipo economico ad interessi invece che siano specificatamente legati al bene delle persone alle quali si rivolge, insomma. Fa delle scelte, diventa una scienza che in mano all'economia privilegia determinate popolazioni ricche, determinate categorie di persone rispetto ad altre che spesso non hanno accesso ai ritrovati della scienza. La scienza fa del prodotto della sua ricerca materia di speculazione, insomma. E quindi questo è un limite evidente, insomma, no? Anche alla sua credibilità da un certo punto di vista. Però non è detto che questo ne infici l'efficacia, o almeno la possibile efficacia. Allora, il metodo scientifico, la medicina ufficiale, parte dalla constatazione,
intanto di individuare precisamente una patologia, quindi insomma dalla necessità di una diagnosi precisa e quindi dalla necessità in qualche modo classificativa, quindi dalla necessità di fare una serie di distinzioni anche nell'uomo, insomma, no? Di mettere sotto microscopio l'individuo e di cercare di vedere nell'individuo l'organo, l'apparato, la parte malata che non funziona più, insomma, no? Quindi poi di capire cosa si è guastato in questo meccanismo e una volta capito cosa si è guastato, vedere cosa si può fare per rimediare a questo guasto. E per farlo utilizza degli strumenti che per lo più sono di tipo farmacologico, quindi chimico, oppure meccanico, chirurgico, insomma, no? Ripara, sostituisce l'organo malato come fa il meccanico con una parte della tua automobile che si è rotta, oppure cerca di influenzare certi meccanismi chimici che sono venuti a guastarsi, a mancare, a non funzionare, certe sostanze che sono venute meno nell'organismo per cercare di ripristinare, di riaggiustare. Quindi, insomma, quando propone un farmaco, questo farmaco si deve sapere a cosa funziona, cioè dove va ad agire, qual è il suo meccanismo di azione, come interviene nell'organismo, cosa fa, che conseguenze ha e quindi come potrebbe agire per riportare, diciamo, il soggetto, il suo benessere, insomma, questa situazione che si è guastata, riportarla alla normalità. Allora, questa è un'implicazione più generale ed è quella che ogni farmaco, ogni azione, insomma, ma può valere anche per l'intervento chirurgico, insomma, quando la medicina mette in atto un suo dispositivo per intervenire in una patologia, questo dispositivo che mette in atto, farmaco o chirurgia, non è mai innocuo, nel senso che le medicine, gli interventi, sono efficaci in quanto sono potenzialmente dannosi. L'acqua fresca in medicina non funziona a meno che la patologia non sia semplicemente una patologia di tipo funzionale, insomma, la malattia non sia isterica, per esempio, no? Se siamo davanti a un'isteria, e quindi ha un forte potere di suggestionabilità del soggetto, e questa è una grande aspettativa nei confronti della cura, e noi magari gli diamo acqua fresca, allora lo facciamo anche star meglio, possiamo farlo star meglio. Possiamo farlo star meglio con una medicina che non è una medicina, che è semplicemente acqua fresca. Ma perché? Perché ha una grande aspettativa nei confronti del suo star meglio. È molto suggestionabile e quindi noi facciamo una pratica un po' di tipo magico, insomma, no? Veniamo incontro al soggetto nella sua aspettativa di star meglio e questo soggetto ha una malattia che non è una vera e propria malattia, insomma, non riguarda il corpo, ma riguarda, diciamo, un suo malessere di tipo, chiamiamolo tra virgolette, psicologico, insomma, no? Un suo star male perché magari non ha risolto dei problemi, si porta dietro dei conflitti. Allora, in questo senso, anche l'acqua fresca può far bene, acqua di Lourdes, per dare un'idea. Ma se siamo di fronte a una malattia vera, di quella che inficia gli organi, gli apparati, insomma, che ne pregiudica il funzionamento, il buon funzionamento, a questo punto noi possiamo dare una cura che può essere in alcuni casi efficace, in altri non abbiamo cura, ma possiamo dare una cura la quale è tanto più efficace quanto più anche pericolosa. Nel senso che un farmaco, per poter far bene, potenzialmente, parlo in linea generale, fa anche male. Chi agisce all'interno della medicina ufficiale è consapevole che ha in mano delle armi da
da usare in senso benefico, insomma, degli strumenti che sono potenzialmente tanto più capaci di un'azione efficace, quanto più sono potenzialmente pericolosi. Quindi il fatto che facciano bene o che facciano male è legato alla abilità con cui vengono usati. Se io faccio la diagnosi giusta e do il farmaco giusto e considero e quindi tengo presenti anche tutti i suoi potenziali effetti dannosi e lo do nella dose giusta, eccetera, eccetera, allora questo farmaco sarà utile, potrà essere anche molto utile. Altrimenti, se lo do a vanvera, se lo do nella situazione sbagliata, può essere anche molto pericoloso. E quindi quando io uso un farmaco nella medicina ufficiale, devo sempre fare i conti con il costo e beneficio, con gli effetti utili che posso ragionevolmente attendermi da quel farmaco e gli effetti dannosi che potrò produrre attraverso quel farmaco. Quindi con tutte le interazioni anche possibili, con altri farmaci che per esempio quel soggetto già prende, o anche con una sua particolare predisposizione negativa nei confronti di questo farmaco, cioè potrà suscitare degli effetti che magari non mi aspettavo, perché magari questo soggetto è allergico a quel fatto. E poi perché in determinati casi quel soggetto non risponderà a questo farmaco. Gli uomini sono un po' diversi dalle macchine. A volte è imprevedibile cosa può fare un farmaco in quel particolare soggetto, rispetto magari alla generalità dei casi in cui è stato usato e ha dato sempre quell'efficacia. Ecco allora che la medicina ufficiale può diventare difficile da digerire. Perché? Uno, perché propone spesso sostanze chimiche oppure interventi, insomma, quindi cose che hanno a che fare, insomma, cose di un certo peso, che spesso nella mentalità comune vengono rappresentate come dannose, come potenzialmente pericolose. Insomma, c'è spesso un pregiudizio rispetto all'uso di sostanze chimiche, qualcosa che viene, magari che sono estratte da sostanze naturali, ma nel momento stesso in cui sono estratte, purificate, distillate, insomma, concentrate, vengono rappresentate in maniera già diversa rispetto magari alla sostanza naturale che si trova, che so io, in quel fiore, in quella pianta, in quell'erba. Già deve vincere un pregiudizio di quello che è diventata la chimica, insomma, al giorno d'oggi, no? Tutto quello che viene costruito in qualche modo artificialmente, che non è più naturale, no? In una società che tende, rispetto a questa invasione, no, dell'artificiale, della chimica, tende a ritornare ad aspirare al naturale, allora i prodotti biologici, tutto questo, no, prodotti naturali. Poi, perché pregiudizio, prevede un atteggiamento mentale al quale siamo sempre meno abituati, ed è quello che niente ci viene mai dato gratis. Ogni cosa prevede sempre che ci sia un prezzo da pagare. Se io aspiro alla salute e sto male, rivolgendomi alla medicina ufficiale, so che uno, devo essere in grado di riconoscere la mia malattia, ma due, so che dalle prestazioni che la medicina ufficiale mi può fare, posso anche ottenere un danno, rischio, e quindi devo avere fiducia nel medico che mi cura, che deve poter sapere che usa delle medicine e che quindi deve essere certo e deve saper bene usare gli strumenti che ha in mano, perché gli strumenti che ha in mano sono degli strumenti potenzialmente dannosi, sono delle bombe, non sono acqua fresca. Però se io devo buttare giù un muro, insomma, non lo posso buttare giù a furia di bicchieri di acqua fresca, insomma. Devo usare della dinamite se lo voglio distruggere. Ecco, ma se uso acqua fresca non succede niente, al massimo mi bagno, ma se uso della dinamite, questa mi può scoppiare in mano e quindi posso fare
del male, insomma, ho in mano uno strumento dannoso. Ma quel muro va giù solo se sono in grado di mettere la dinamite nel punto giusto, insomma, e di ottenere il risultato che mi aspetto. Da parte del paziente, da parte di chi accede alla medicina pubblica, è necessario avere un atto di fiducia intanto verso chi lo cura. E chi lo cura deve essere consapevole che ha in mano delle bombe, no, degli strumenti potenzialmente efficaci, ma anche tanto più efficaci quanto più potenzialmente dannosi. E poi, appunto, la consapevolezza in chi sta male che tutto quello che può avere un prezzo, che quindi non gli viene dato niente gratuitamente, ma che è sempre, come dire, che corre sempre indirettamente un certo pericolo, quindi deve sempre fare anche lui un calcolo costo-beneficio, insomma. Ma questa è la concretezza delle cose. Essere concreti, riuscire a entrare in un modo di pensare anche pratico, è quello di sapere che nessuno ti regala niente, nemmeno la medicina. Insomma, se tu vuoi la salute, a parte a volte purtroppo il prezzo in termini economici che devi pagare, e questo è un altro motivo in qualche modo di sfiducia, rischi di pagare anche un prezzo in termini di salute. Però quando la medicina è usata bene, quando ci sono, è in grado anche di fare del bene, di avere dei risultati, di avere dei successi, insomma, no? È chiaro che non è dovuta soltanto ai progressi della medicina l'allungamento della vita media, ma se viviamo quasi al doppio rispetto che 100 anni fa e viviamo anche in situazioni di maggiore salute, perché ci manteniamo da vecchi in condizioni più giovanili rispetto a una volta, riusciamo a essere efficienti fino a un'età in cui soltanto 50 anni fa ci si sognava, forse una parte del merito è anche della medicina, insomma, anche di certi aspetti della medicina non curativa, ma anche preventiva, insomma, del fatto che la medicina può intervenire in certe situazioni dannose a livello sociale e quindi garantire un pochino che la qualità di vita sia migliore. Quindi, insomma, la medicina ufficiale, per riassumere, richiede da parte di chi si avvicina ad essa, di chi ha fiducia di essa, la consapevolezza che tutto quanto che lei propone come terapia può avere un prezzo. E quindi che c'è un prezzo da pagare, prezzo anche in termini di salute. E che non c'è mai la medicina che va bene per tutte. Ogni medicina, ogni terapia funziona se prima c'è una diagnosi ben precisa. E questa diagnosi a volte non è così facile da fare, insomma, richiede un percorso, può richiedere una serie di tappe per essere individuata in maniera il più precisa possibile. E soltanto quando questa diagnosi sarà precisa, soltanto quando conosciamo bene il meccanismo d'azione del farmaco, lo sappiamo usare nelle dosi giuste e sarà il farmaco adatto, il più adatto possibile, solo allora ci potremo aspettare un risultato, magari pagando comunque un certo prezzo. Ecco che questa cosa a volte è difficile da digerire. È tanto più difficile da digerire quanto più dall'altra parte, da parte della medicina alternativa, ci sono personaggi che si propongono e propongono delle cure che invece vanno bene per tutti e quindi vanno bene per tutto e poi non hanno effetti collaterali. Insomma, se da una parte c'è qualcuno che ti propone che lui ha la terapia miracolosa, che funziona per tutto, per tutte le malattie, e nello stesso tempo che non fa male, e nello stesso tempo che guarisce in tempi miracolosamente brevi, e che, insomma, hai tutto il bene possibile e niente di male, nessuna conseguenza negativa. Allora, da una parte c'è uno che ti propone questo, e dall'altro uno ti dice, guarda, tu rischi. Bisogna fare tutto un percorso. Il farmaco che ti do, sì, potrebbe farti del bene, ma potrebbe farti anche del male. Potrei avere questi
effetti collaterali, rischi magari la morte nell'1% dei casi in questo intervento, insomma non è detto. E poi ci sono i possibili errori dei medici di fronte a questa possibile scelta, pagare un prezzo, avere un certo rischio, usare sostanze potenzialmente pericolose. Di fronte a questo una garanzia da parte della società che è legata al fatto che la medicina ufficiale segue determinati protocolli, determinate prassi, determinate, come dire, validazioni dal punto di vista generale, quindi da parte anche dello Stato, della comunità scientifica, che ti garantiscono che quei procedimenti sono i procedimenti migliori che ci siano sul mercato e anche validati. E l'altra opzione invece è quella che ti dà il guaritore, quello che sa vendere bene la sua merce, quello che parte da un concetto, da un'idea filosofica, da un'idea forte, diciamo così, che riguarda la vita, i sistemi più generali, dalle quali poi ricavare per deduzione tutto il resto. E che ti dice, guarda, ritorniamo, riportiamo tutto nell'ordine, nell'armonia più generale, curiamo il tutto e non il singolo organo. Ridoniamo felicità, fluidità, ridiamo corso alle energie, insomma, che ti parla di termini piuttosto vaghi spesso, che poi è anche difficile tradurre in concetti pratici, no? Di fronte a questo personaggio che con varie tecniche, con varie modalità ti offre la speranza di guarire, di stare meglio, anzi non solo di stare meglio, ma di provare benessere. Quindi non di ripararti l'organo malato, ma di ridonarti l'armonia, la felicità, la gioia di vivere sentendoti bene, senza pagare dazio, senza pagare un prezzo, se non quello l'obolo che tu dovrai dare al guaritore, ma di cui non rischi perché le sue armi sono armi non pericolose, sono l'acqua fresca, l'acqua di Lourdes, l'imposizione delle mani, tante tecniche varie che spesso non usano strumenti potenzialmente pericolosi, usano molto la parola o altre cose. Di fronte a questo, altri cerimoniali, altre situazioni, di fronte a tutto questo, tu cosa decidi? Pagare un prezzo, sapere che questa cosa ti può fare, oppure cadere nelle braccia del guaritore, no? Di chi ha la filosofia, la verità in mano, ha la verità sull'uomo, sull'individuo, sulla salute, sul benessere del corpo, sui processi naturali. E ti propone soprattutto una cura in cui non hai un prezzo da pagare. Da una parte il sacrificio, costo-beneficio, dall'altra il bene assoluto gratuitamente, la fiducia. Il toccasana che funziona per tutti, che guarisce l'inguaribile. Tu che fai? Da che parte ti metti? Insomma, se sei una persona fragile, un po' suggestionabile, eccetera, non hai dubbi, stai da quella parte. E allora nel momento in cui stai dall'altra parte, insomma, da quella parte, lì ci sarà tutto il bene. E dall'altra parte ci sarà il male. Ci saranno gli interessi, le speculazioni, le multinazionali. Dopodiché è chiaro che un po' di male c'è, ci sono gli interessi, ci sono anche gli individui meno ben intenzionati, ci sono gli errori che si possono fare nella medicina, ci sono le disfunzioni organizzative di un apparato complesso come quello medico e dove giocano appunto tanti interessi compositi di categorie diverse. Ci sono anche i medici meno adatti a fare la professione di medico, insomma, che lo fanno soltanto per denaro e non per amore del prossimo, insomma, no. Quindi le giustificazioni ci sono per avere anche a volte un'opinione non del tutto consolatoria rispetto alla medicina ufficiale. La situazione è posta spesso in questi termini. Termini che tutto il male è da una parte, e tutto il bene dall'altra. Per accettare
un rischio, però per accettare l'evidenza, la serietà di un meccanismo scientifico bisogna avere una personalità matura, bisogna essere in grado di capire che appunto che non c'è il miracolo. Allora, se tu sei maturo, non credi ai miracoli, ma credi ai processi, alla ricerca, alle conquiste che vengono fatte e credi che capire il meccanismo d'azione, intervenire, insomma, che la ragione ti possa aiutare su questo, allora, insomma, puoi affidarti alla medicina pubblica, alla medicina ufficiale, con una certa percentuale di cautela, ovviamente. Se invece ti piace credere ai miracoli, è molto più facile credere ai miracoli, no? Vanno bene per tutto, insomma, si prega il santo, si individua il santo a cui votarsi, in questo caso è il guaritore, che ti promette la cura miracolosa con le sue tecniche di vario tipo, insomma, no? E in più, questa medicina alternativa spesso gioca anche un'altra carta rispetto alla medicina ufficiale, è un limite della medicina ufficiale. E questa carta è il fatto che il guaritore, in questo caso, oltre a darti la cura che va bene per tutto, magari ti dedica quell'ora di tempo, ti lascia parlare, ti ascolta per quell'ora di tempo, ti visita a modo suo in quell'ora del tempo e quindi entra in rapporto con il tuo corpo, con l'organismo malato che tu gli presenti e quindi ti fa sentire importante, ti fa sentire ascoltato, ti fa sentire guardato, visitato, cosa che spesso si dimentica ormai di fare la medicina ufficiale, che sempre più ti tratta come un organo, non più come un individuo. Non ti dà più la percezione di poterti ascoltare, di far sentire la tua voce, non ti visitano neanche più, insomma, no? Guardano attraverso le lastre, attraverso tutta una serie di esami, il tuo organo malato. Ecco, anche questo è un motivo per cui ci si avvicina più facilmente alla medicina alternativa. Poi c'è anche un'altra cosa che crea, secondo me, la differenza. La medicina alternativa, proprio perché la medicina alternativa non è riconosciuta come ufficiale, in qualche modo non è responsabilizzata nei tuoi confronti come l'altra medicina. Il medico alternativo può anche sbagliare. Voglio dire, non pagherà mai per i suoi errori, perché lui in realtà usa acqua fresca, quindi non usa armi potenti. E non è tenuto a fare una diagnosi vera del tuo male. Lui lo interpreta a modo suo, gli dà le sue spiegazioni. Allora, all'interno di questo, lui può dire quello che vuole, non pagherà mai in termini legali, in termini di legge, non sarà responsabile fino in fondo di quello che dice, di quello che fa. E poi se tu starai veramente male, alla fine ti rimanderà sempre per tutti i problemi alla medicina ufficiale. La quale medicina ufficiale invece è responsabile di una mancata diagnosi, di un mancato trattamento. E poi vediamo come viene trattata anche, no, dalla stampa, mala sanità, no? Queste cose che spesso magari neanche mala sanità non sono, ma che vengono interpretate come mala sanità. A volte lo sono, ovviamente. Quindi, insomma, il medico ufficiale ha delle armi pericolose e se sbaglia, paga in prima persona. E a volte non solo sbaglia quando usa le armi dopo aver fatto una diagnosi corretta, ma a volte paga in prima persona anche quando avrebbe dovuto fare una diagnosi e non è stato in grado, non è stato possibile farla. Quindi sbaglia anche per una mancanza, per un'omissione, non solo per un'azione sbagliata. Quindi il medico ufficiale risponde. E il fatto di dover rispondere, di essere messo in situazioni spesso in cui è difficile decidere, non si hanno gli strumenti, in cui l'azione del medico dipende poi l'azione o da una serie di altre circostanze che gli stanno attorno e che lui non controlla, perché si trova ad agire in un ambiente complesso in cui deve avere a che fare con molte altre professionalità, con l'accessibilità alla diagnostica e così via.
Questo fa sì che il medico che è responsabile in qualche modo, il medico della medicina ufficiale, a volte tende a proteggersi dalle conseguenze legali della sua azione e quindi tende a complicare ancora di più l'iter diagnostico terapeutico. Attua quella che viene chiamata una medicina di difesa, il medico ufficiale, proprio perché è responsabile, tende a difendersi e per difendersi i costi lievitano spesso, no? Perché chiede magari esami inutili, visite inutili, solo per avere lui la garanzia. Ecco allora un altro motivo di diffidenza nei confronti della medicina ufficiale. Il problema è che di fronte a una medicina ufficiale che per una serie di motivi ha delle carenze, ha dei limiti, spesso ci rivolgiamo a una medicina alternativa, la quale fa delle promesse che hanno molto più a che fare con la magia, con il soprannaturale, e quindi è molto più accessibile a chi crede alle soluzioni semplici, facili. E d'altronde lo vediamo anche in politica, no? Si crede all'uomo del miracolo, a chi ti fa le promesse magari più strampalate, ma che ti promettono soluzioni rapide, facili. Si ricerca la soluzione facile per le cose. Rapida, sbrigativa, no? Il discorso massimalista, la complessità, la difficoltà, insomma, no? L'accettare il limite e l'accettare anche la difficoltà che la realtà poi come quella della malattia comporta con sé, insomma, no? Il bisogno di correre dei rischi anche per guarire, ma di scegliere la via, diciamo, più sicura, quella che dà più garanzie, quella più protetta anche dall'istituzione statale, altra istituzione alla quale si tende a credere sempre meno, diventa più difficile. Salvo caso che poi quando le cose si complicano veramente, è sempre alla medicina ufficiale che si ricorre e quando le cose sono poi così difficili da gestire, e quindi anche l'errore più facile è sempre quella che si è disposti a incolpare e a vedere come potenzialmente nemica. Ecco allora, insomma, quali sono anche le differenze profonde, insomma, che distinguono medicina ufficiale e varie tipologie, vari approcci, vari atteggiamenti delle medicine alternative che in questa riflessione metto poi per comodità tutte insieme, ma evidentemente all'interno delle quali bisognerebbe comunque distinguere.